Uomini e donne, l'opinione di Isa scelta di Federico Nicotera, 16 marzo 2023. Tanti concorderanno, tanti no, ma per me quello di Federico Nicotera è stato uno dei troni più belli della storia di Uomini e Donne. Che metto nell'Olimpo dei miei troni preferiti insieme ai vari Palmeri, Damante e Celletta. E lo so che è già partita la gara, tanto durano da Natale a Santo Stefano. Tanto il tempo di due copertine, tanto dopo la crociera si mollano e tutte le solite carinerie che si leggono nel web quando c'è una scelta. Ma qualunque cosa dovesse accadere fuori, anche durassero due giorni, anche durassero il tempo di due copertine, anche si mollassero dopo la crociera, cioè non scalfirebbe minimamente quanto questo trono mi sia piaciuto. Perché, lo dico ogni anno, da anni, e per ogni scelta, il programma è una cosa. La vita vera è un'altra e di conseguenza anche le valutazioni, per quanto mi riguarda, restano separate. Il trono di Federico oggi si è concluso e per lui e Carola Carpanelli si apre un capitolo nuovo. Il mio commento, però, oggi, è proprio sul capitolo che si è chiuso, quello che abbiamo visto, osservato e potuto giudicare in questi mesi. Questo è stato un trono scritto dal primo istante, un trono caratterizzato da un evidente, quanto potente, colpo di fulmine, una cosa così evidente, e così potente, da aver catturato la mia attenzione dopo ben 4 anni in cui usavo il momento trono classico come pausa utile per ritoccarmi la manicure. Basta rivedere la prima esterna tra Federico e Carola, e il primo commento in studio di Federico, per rendersi conto che la scintilla è scattata subito, in quell'istante, e non si è mai spenta. Quindi per me questo finale è sempre stato chiaro, prevedibile, e tuttavia mi è piaciuto guardare l'evoluzione del rapporto. Dietro ogni lite, ogni incomprensione, e dietro i fiumi di lacrime, non solo quelle di Carola, ma anche quelle di Federico, non a caso, per quanto mi riguarda, il momento in cui la scelta è stata più che mai palese è stato proprio quello in cui è stato il tronista a finire con gli occhi lucidi per una lite con la persona da cui era preso. Ci ho sempre visto la costruzione di un rapporto. E se è vero che si è sempre saputa la scelta, poteva scegliere subito, è altrettanto vero che intanto parliamo di un programma televisivo con tempi e regole che non stabiliscono certo i tronisti di turno. E in secondo luogo, mai come in questo caso il tempo è stato necessario per capire, conoscersi, approfondire, che poi sarebbe anche lo scopo del programma. Non so, forse sono strana io, o forse è la mia esperienza personale a condizionarmi, la mia relazione con mio marito è iniziata tra una lite e l'altra. Ma mentre con Alice Barisciani andava tutto bene, c'erano delle belle esterne. Tanti baci, si affrontavano tematiche importanti, vedi il passato difficile di entrambi, ma non si scavava mai a fondo. Non vedevo mai da parte del tronista la voglia di capire di più del modo di essere di quella persona. Con Carola ho sempre percepito proprio quella necessità, il bisogno di provocare per tirar fuori delle reazioni. La frustrazione del non riuscire a rompere certe barriere, e alla fine tra una lite e l'altra, tra una reazione istintiva e l'altra, tra un ritorno e un altro, credo si siano conosciuti, per quel che ci si può conoscere a Uomini e Donne. Che è sempre molto poco in realtà, sicuramente più di quanto non si pensi. Lo so che dire che gli occhi parlano è un po' una frase stucchevole da bacio perugina, però, che vi devo dire, mi tocca essere stucchevole da bacio perugina perché questo è un trono in cui per me davvero è stato tutto limpido anche solo guardando lo sguardo del tronista. Persino oggi, quando teoricamente doveva ancora mantenere la suspense, guardava i suoi best moment con Carola con degli occhi che facevano già lampeggiare lo spoiler della scelta. E per me quello spoiler ha sempre lampeggiato, si è sempre capito, è stato sempre evidente. Carola, dal canto suo, ha un carattere particolare, ci sono stata di più a capirla. All'inizio anche io avevo dei dubbi sul suo interesse, poi, però, piano piano ho iniziato a cogliere delle sfumature, delle reazioni istintive, il modo in cui soffriva certi gesti di Federico verso l'altra ragazza. Il modo in cui, pur essendo evidentemente una persona molto orgogliosa, abbia più volte fatto dei passi indietro e sia tornata sulle sue decisioni per non correre il rischio di perdersi.
Il modo in cui in esterna, in studio e comunque con le telecamere puntate in faccia fosse molto più rigida e trattenuta e quanto invece cambiasse durante i momenti più intimi dei balli. In cui era spesso lei a intrecciare le mani e a cercare il contatto, il modo in cui alla fine, gli abbia scritto quella lettera e abbia accettato venisse letta davanti a tutti per far capire che se lui è andato avanti non è che fosse solo un cagnolino, cheat, ma semplicemente aveva capito che anche dall'altra parte c'era un sentimento. È chiaro, parliamo di sconosciuti, io non so se quello che ho visto e descritto corrisponda esattamente alle loro emozioni. Ma è quello che è arrivato a me, e da telespettatrice mi è piaciuto tanto. E, lo devo dire, dopo aver visto 20 anni di Uomini e Donne trovo anche un po' ingiuste le accuse a Federico di aver illuso esageratamente Alice. Perché in realtà a me sembra che, al confronto di molti suoi predecessori, il Nicotera abbia più volte palesato da quale parte stesse il suo interesse. Si potrebbero citare tanti episodi, del resto se tutti parlano di scelta scontata è perché evidentemente non ha mai fatto nulla per non renderla tale. Su tutti mi vengono in mente il fatto che dopo il primo bacio con Carola non volesse andare in esterna con Alice. Il fatto che abbia detto che il bacio singolo con Carola gli avesse lasciato più dei diversi baci con Alice. Il fatto, appunto, che per Carola abbia pianto, se un uomo dice io nella vita ho pianto poco. E dopo la lite con Carola ho pianto, io, se non sono Carola, prendo e me ne vado. Non ci sono sorprese dai familiari che tengano, insomma. Nella scorsa puntata non è andato a riprendere Alice che era uscita in lacrime dallo studio. Ha ballato con la sua scelta, e nelle esterne finali non ha baciato nessuna, insomma. Sì, ok, delle cose poteva non dirle e farle ma Uomini e Donne va realmente in onda su queste reti da 20 anni. Sappiamo tutti come funziona e lo sanno anche le corteggiatrici quando partecipano. Se parliamo di tronisti che hanno illuso a me ne vengono in mente decisamente altri, ecco. Credo che Alice, come confermato da lei stessa, fosse consapevole della non scelta. Credo che in realtà sia una ragazza abbastanza intelligente da esserne consapevole già da parecchio tempo. Magari ci ha comunque voluto sperare fino alla fine, o magari voleva solo portare ormai a termine un cammino iniziato. Ci sta il suo fastidio, ci sta il suo risentimento, è comunque una bellissima ragazza e le auguro sinceramente di trovare una persona che la ami come merita. Che dire, si conclude un cammino lungo 6 mesi, io su questo trono non avrei scommesso un centesimo. Sono sincera, ed invece mi tocca ringraziare Federico perché per me è un lavoro. Guardo tutte le puntate, commento tutti i troni, ma di commentare con interesse. E seguire con interesse, non mi capitava davvero da tanto tempo ed è stata cosa molto gradita. In bocca al lupo per ogni cosa della vostra vita, ragazzi, comunque vada è già stato un successo. Video della puntata, puntata intera Tina, Gemma anche con Federico, Federico e Carola, i migliori momenti Federico e Alice, i migliori momenti esterna di Federico e Carola, i dubbi di Carola dopo l'ultima esterna di Federico e Alice e Gianni. Federico sei un esempio per tutti i ringraziamenti di Federico. Federico, le parole della mamma e della sorella. Federico non sceglie Alice, Federico sceglie Carola.